Per creare un computer da gaming servono almeno 400 euro, ma se seguite questo canale sapete bene che non è così. E così Saddi oggi è tornato con una nuova build economica tra nuovo e usato. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Se sentirete del wuuuu è perché c'è il condizionatore acceso e sto comunque schiettando di caldo perché davanti ho due softbox da 150 watt, ci sono le lampadine qui sopra e non sono da solo in questa stanza, quindi se sentirete dell'altro rumore non sono io che lo faccio. Beh, detto questo, mi raccomando ragazzi, voglio almeno 2000 like per il ritorno delle build economiche, perché questa volta abbiamo portato una build fantastica. Tra l'altro è stata una build veloce e soprattutto una build facile che tutti quanti potete realizzare. Quindi forza con i like, mi raccomando, non ce l'ho. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campana con tutte le notifiche, che YouTube già è cattivo, poi non mettiamo manco le notifiche, qua non combiniamo più niente. E iscrivetevi alla pagina Facebook. Se ne fai un po' di meno è meglio. Oggi sarà un video molto lungo da registrare. Detto questo, possiamo iniziare, anche perché altrimenti mi squaglio. Allora, qualche giorno fa su Facebook mi ha contattato un ragazzo che io conosco, un ragazzo della zona che tra l'altro non conosceva il mio canale. Questa cosa è molto grave, quindi vuol dire che dobbiamo condividere i video del Saddi, perché tutti quanti devono conoscere questo canale, tutti quanti devono avere l'informatica a basso costo, come abbiamo fatto appunto con questo ragazzo. Lui mi ha detto: guarda, io ho la PlayStation 4, ma sta là a prende polvere. Vorrei farmi il computer anche per giocare a qualcosa, magari ecco, di un pochettino fatto meglio, perché i giochi per computer, diciamo, sono fatti un po' meglio rispetto a quelli per console. E diciamo, la sua cosa fondamentale era riuscire a giocare a 60 fps su Battlefield 1, spendendo il meno possibile. Allora lui insomma aveva iniziato a indicarmi qualche preassemblato, qualcosa del genere. Io ho detto: fermati, ci pensa Saddi. Allora, cosa abbiamo utilizzato per questa build? Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stabilire più o meno un budget. Abbiamo capito che volevamo spendere intorno ai 300 euro e 300 euro abbiamo speso. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato mettermi a cercare qualcosa che avesse un processore fatto a mestiere, che ci avesse già abbastanza cose ficcate dentro. Quindi ho detto: fermi tutti, cerchiamo un bel preassemblato. La prima cosa che sono andato a cercare è stato un preassemblato con un i5-3570. L'i5-3570 è un processore Intel di terza generazione che però comunque ancora oggi fornisce delle ottime performance in gaming, soltanto che i prezzi erano leggermente altini visto che quello che poi ci avremmo voluto mettere dopo. Così ho detto: vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di prima. Qualcosa di prima l'ho trovato, poi ho trovato anche qualcosa di più potente. Infatti alla fine siamo riusciti a trovare un preassemblato con un i7-2600, 4 GB di RAM DDR3. Vabbè, la scheda madre, tra l'altro abbiamo scoperto che era un'ottima Asus, quindi ci è andata benissimo. L'incognita più grande era l'alimentatore, che infatti poi si è rivelato non essere un granché. Abbiamo optato per un cambio, però ci arriviamo dopo. All'interno del preassemblato era presente anche un hard disk da 500 GB, quindi insomma avevamo già una base completa perfetta. Il tutto ci è costato davvero poco, perché tutto questo po' di roba siamo andati a spendere meno di 150 euro. Se non sbaglio lui è riuscito a spendere circa 147 euro grazie ad un coupon che aveva e che gli ha dato eBay praticamente. E soprattutto, nonostante fosse la settimana di Ferragosto, nel giro di 48 ore il computer era a casa sua. Quindi diciamo eravamo già belli pronti. Appena questo computer è arrivato abbiamo visto che l'alimentatore non era un granché. Infatti l'alimentatore presente era un S-Tech, che mi ricordava molto Hi-Tech con la S, quindi avevo abbastanza paura. Da 600 watt ovviamente quell'alimentatore era abbastanza pessimo. Infatti ci siamo subito preoccupati di trovare un rimpiazzo e abbiamo scelto un ECK da 400 watt, speso circa 20 euro, una cosa del genere. Sta arrivando quello ancora, però comunque sulla strada d'arrivo. Un ECK da 400 watt, un alimentatore diciamo niente di eccezionale, che però per alimentare la sua configurazione va benissimo, è comunque un ECK, quindi tra virgolette qualcosa di affidabile, e diciamo ci ha fatto contenti. Ora passiamo al punto cruciale, alla scheda video. Essendo la settimana di Ferragosto e dovendo lui diciamo assemblare questo PC in tempi brevi, perché lui adesso sta qui ma deve tornare a Roma, quindi insomma c'era tra virgolette un pochettino di fretta, abbiamo cercato qualcosa sul nuovo, anche perché sull'usato al momento tabula rasa. Io gli volevo far cercare una 970, una 980, però stanno tutti quei prezzi alle stelle,
Quindi cercando, alla fine su punto.com shop siamo riusciti a prendere una GTX 1050 Ti dal costo di 140 euro. È la versione mini. La versione mini a performance, diciamo, standard, va come le altre 1050 Ti. Certo, ovviamente sono quelle che hanno un overclock maggiore di fabbrica, un sistema di dissipazione più potente, però devo dire che comunque poi nei test si è rivelata fresca e sembrava andare tutto bene. Quindi alla fine la build da cosa è composta? Questo i7 2600, la GTX 1050 Ti, questa scheda madre Asus, molto buona, 4 GB di RAM DDR3, l'alimentatore è un ECU da 400 watt e il case, tra l'altro, è un Cooler Master Elite, un vecchio Cooler Master che però comunque fa la sua porca figura, devo dire, non è così schifoso. Ci sembrava un pochettino tutto deboluccio dal punto di vista delle RAM, e così, sfruttando il fatto che su punto.com shop ti avrebbero dato gratis la spedizione se avessi speso più di 150 euro, abbiamo preso anche un altro modulo da 4 GB di RAM DDR3 a circa 25 euro, e insomma con una spesa totale di circa 160 lì, 140 là e 20 euro di quell'alimentatore che sta arrivando, con circa 300 euro abbiamo tirato fuori un preassemblato della Madonna. Abbiamo fatto dei test. Sfortunatamente, diciamo, sono riuscito, la telecamera ha registrato soltanto il test fatto su Fallout 4. Ho anche altri test che adesso vedrete nei benchmark. Quindi, ricapitolando, una soluzione del genere, anche se può sembrarvi non di ultima generazione, perché effettivamente non lo è, ancora oggi per giocare in Full HD è molto valida. i7 2600 ancora oggi si rivela un processore davvero davvero potente. Considerate che il suo prezzo di mercato oggi si attesta circa al di sotto dei 100 euro, quindi riuscire a prendere un sistema completo con quel processore a circa 50 euro di più è davvero un affare. La GTX 1050 Ti, devo dire, è una scheda che ho sempre avuto, diciamo, qualche remora a consigliarla, anche perché secondo me è prezzato un po' troppo alto, però comunque ha svolto egregiamente il suo lavoro e siamo andati una meraviglia. Per le RAM nulla da dire, è una RAM semplice, dobbiamo parlare delle RAM. L'alimentatore, la pecca del preassemblato, sta arrivando il nuovo, sono sicuro che una volta tolto quello tutti quanti proprio i dubbi saranno tolti e questa macchina macinerà per ancora un bel po' di tempo. Quindi, detto questo, prima che mi finisca di registrare la telecamera, questo video lo so che era un po' diverso e fatto un po' strano, è registrato un po' di fretta, tra l'altro è fatto un pochettino diverso, vedete anche lo sfondo diverso perché purtroppo la mia postazione è stata occupata da qualcun altro. Quindi, detto questo, mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, consigliatemi voi oppure scrivetemi nei commenti le vostre build da 300 euro, iscrivetevi al canale, condividete il video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!